giocheranno Zanolla e Fancelli, centrocampo Luci, Bruzzo e Belli, Frati dietro le due punte che saranno i due nuovi arrivi, Lucatti e El Bakhtawi. In panchina a disposizione di Vincenzo Esposito, Bettarini, Vani, Rossi, Neri, Giuliani, Mazzucca, Cretella, Bruno e Lofaso. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Fischio d'inizio da parte del signor Rainieri di Como, che sarà assistito dai guardaline Farina di Brescia e Necita di Lecco. Ecco il fischio d'inizio. Russo per Fancelli. Fancelli cerca di lanciare subito in avanti per il tocco di El Bakhtawi, ma attenzione, c'è Belli che entra in area, prova a mettere in mezzo ma respinge la difesa del Poggi Bonzi. Ancora un tentativo in avanti del Poggi Bonzi con Camilli. Scambia con Ricco Bono, Camilli poi allarga sulla fascia, Zanolla in difficoltà, non riescono però a entrare in area, però ci prova poi il Poggi Bonzi che colpisce il palo con Ricco Bono. Quindi al sesto minuto Ricco Bono colpisce il palo con questa conclusione dal vertice destro. Qui c'è un fallo e l'ammonizione per il numero 5 del Poggi Bonzi Bonecchi, che viene espulso, quindi cambia. Sta reggendo bene il campo, anzi ora prova a venire in avanti con Tognetti, si vede che è una squadra importante. Poi c'è la conclusione da lontano di Rocchetti. Luci ancora, palla a terra. Questa è una buona opportunità, Lucatti, Lucatti e il gol del Livorno. Primo gol di Lucatti con la maglia amaranto, si è fermato il pallone, ha fatto fuori Pacini e ha messo il pallone in rete per l'1-0 del Livorno al 29esimo del primo tempo, su invito di Zanolla. Luci alza la testa e lancia Frati, buona l'opportunità per Frati, che salta il numero 13 e prova a calciare. Altra occasione per il Livorno. Lucatti conquista questo buon pallone, sbaglia però l'appoggio per il Bakhtawi, però Belli riconquista la palla e impegna Pacini. Ancora Belli e il Bakhtawi cerca lo spazio per concludere, però c'è la parata di Pacini. Buona trama offensiva del Livorno, ancora una volta decisivo per Zanolla che allarga. E poi c'è il colpo di testa di Matteo Frati. Buona la parata di Pacini che studia il piazzamento dei compagni. Girata di testa di Russo, confusione davanti alla porta del Poggi Bonzi. Il pallone non entra e poi c'è un fischio di Rainieri di Como. Veramente sfiorato il raddoppio per il Livorno, sfortunato il colpo di testa di Russo. In area in qualche modo va alla conclusione, deviazione e poi la palla finisce tra le braccia di Fogli. Il fischio di chiusura del primo tempo, Livorno in vantaggio sul Poggi Bonzi per 1-0 grazie al gol di Giacomo Lucatti. Tutto pronto per il secondo tempo di Livorno Poggi Bonzi, calcio d'inizio battuto da Regoli. Livorno in vantaggio per 1-0 sulla formazione giallorossa per il gol di Lucatti. Sulla destra, cross di Rocchetti, la palla finisce tra le braccia di Fogli che con grande sicurezza la fa affanno della difesa del Poggi Bonzi, che ora esce per un contropiede che può essere letale. Regoli. Regoli dall'altra parte, attenzione, e c'è il pareggio del Poggi Bonzi al 24esimo del secondo tempo, in 10 contro 11, una ripartenza clamorosa. Grave qui la responsabilità della difesa del Livorno, il pareggio del Poggi Bonzi che al 24esimo riesce a ristabilire il risultato.
Attenzione, calcio di punizione direttamente in porta e palo. Patti che non ci arriva, ci arriva un difensore, il Poggi Bonzi all'indietro, errore gravissimo della difesa giallorossa. Lofaso, Lofaso, gol di Simone Lofaso, incredibile, quando sembrava tutto finito, errore clamoroso della difesa del Poggi Bonzi che consegna i tre punti a Livorno in maniera assolutamente inaspettata per questo finale. Decisivo l'errore del numero 15 del Poggi Bonzi, non ha interesse a forzare i tempi e arriva il triplice fischio del direttore di gara. Livorno batte il Poggi Bonzi nel recupero per 2-1, partita incredibile quando sembrava che ormai il risultato scritto fosse l'1-1. Il Livorno è riuscito con Simone Lofaso a venire a capo di una partita incredibilmente difficile, nonostante la superiorità numerica per larga parte della partita. E quindi il Livorno torna alla vittoria, si tratta della prima vittoria di Vincenzo Esposito sulla panchina Amaranto, del primo gol di Lucatti con la maglia Amaranto, e si torna al successo quindi contro un avversario che comunque ha dimostrato buon valore, e quindi 2-1 è tutto dall'Armando Picchi. Livorno batte Poggi Bonzi 2-1.